La Juventus sta creando un vero e proprio progetto interessante, un progetto diverso rispetto a quello di altre squadre. Per anni la tifoseria juventina ha richiesto un intervento sul mercato per quanto riguarda il settore giovanile e quindi puntare più sui giovani, evitare gli acquisti dei parametri zero, dei giocatori oltre i 30 anni. Da questo punto di vista sta facendo un buon lavoro, però c'è un doppio aspetto da considerare. Se da un lato questo ti porta i giocatori giovani in rosa, dall'altro però un altro aspetto sempre positivo, secondo me. Cioè prendere giocatori giovani può voler dire però a volte anche poterli rivendere, ma cifre un po' più importanti. E quello che sta succedendo in questo momento è quello che la Juventus sta valutando in questo momento. E c'è una scelta da fare. Ci sono due giocatori che sono, diciamo, sulla lista dei cedibili, ma soltanto uno partirà per diverse motivazioni. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM New Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi. Andiamo alla notizia, perché la Juventus sta cominciando a pensare già al prossimo anno e comincia già a pensare alle risorse economiche che serviranno per poter investire in questo mercato e per poter tornare a livelli un po' più alti. Perché è chiaro che quest'anno tu ti stai giocando il campionato, la Coppa Italia, e per fare questo la rosa arriva fino a un certo punto, a livello qualitativo. Quando poi ti confronti con le big europee, quando poi ti confronti col calcio europeo, ti rendi conto che questo non basta, ti rendi conto che ci vuole qualcosa di più. E quindi servono le risorse economiche della Champions League, ma anche delle cessioni. La Juventus ha deciso che uno dei due giovani che sta a centrocampo deve partire. Ed infatti si sta facendo una scelta per quanto riguarda il vice Locatelli, perché ormai Locatelli ha preso, diciamo, il ruolo da titolarissimo come regista. La Juventus ha due alternative. Partiamo dalla prima, Nicolussi Caviglia. La Juventus deve decidere tra Nicolussi Caviglia e un altro giocatore se appunto effettuare una cessione o meno. In che senso? Partiamo da lui, poi arriviamo al secondo. Nicolussi Caviglia è un giocatore che l'anno scorso è stato alla Salernitana, un po' di difficoltà, un po' di complicazioni, un infortunio alle spalle particolarmente grave che ne ha, secondo me, condizionato la crescita e la regolarità nel suo sviluppo. Quest'anno sta facendo un buon campionato, come però alternativa. Locatelli, anche se si può fare la mezzala, ma Allegri non lo toglie da lì e lo ritiene fondamentale. Se l'anno scorso vedeva in parete su un giocatore che poteva fare un salto di qualità, si è ricreduto. Allegri si è ricreduto totalmente, ha visto in Locatelli un giocatore superiore nella sua visione a Paredes e quindi gioca lì. Non ci sono ormai più dubbi. La prima alternativa è Nicolussi, ma Nicolussi potrebbe partire. Perché? Perché ricordiamoci che la Juventus l'anno prossimo avrà il rientro di Barranicea. E sì, perché la Juventus ha deciso di puntare forte sulle cessioni in prestito a squadre che consentono un minutaggio importante per i suoi giovani. Ed infatti al Frosinone ha lanciato Caio Jorge, Sulè e Barranicea in prestito. E tra l'altro ha dato anche alla Roma Wisent. Quindi questi quattro calciatori hanno gli ultimi 6 mesi di prestito e poi ritorneranno. Concentrandoci sul ruolo di regista, beh, il vice Locatelli sarà uno, perché sia Locatelli, o meglio, Locatelli, Barranicea e Nicolussi possono fare quel ruolo, sia regista. Nell'ottica di Allegri possono fare quel ruolo. Quindi due per tre posti. E allora, se Locatelli è sicuro di restare, gli altri due sono in bilico. E quindi stanno facendo delle valutazioni. Chi sarà l'alternativa? O Nicolussi o Barranicea. Barranicea sta facendo un buon campionato al Frosinone, sta crescendo bene in una squadra che consente di fraseggiare continuamente e quindi Barranicea si trova a suo agio in un contesto proprio come quello del Frosinone, in cui Di Francesco sta dando tanta fiducia a questo ragazzo, lo sta responsabilizzando, devo dire, e gli dà le chiavi del centrocampo in un momento in cui all'inizio è andato tutto bene al Frosinone, ora è un po' più complicato perché sta inanellando una serie di sconfitte, l'ultima l'ha vinta, ma vabbè, ma comunque l'esclusione dalla Coppa Italia, si è allontanata dalla zona un po' più interessante della classifica, si avvicina un po' alla zona di retrocessione, però comunque il Frosinone sta facendo una buona stagione, anche grazie ai prestiti della Juventus. Nell'ultima per esempio ha fatto una super punizione Sulè. È stato protagonista anche Caio Jorge con il gol. Barranicea invece è stato protagonista in quel 4-0 al Maradona, lui con una maglia simile a quella che aveva Higuaín in quel gol al Napoli. Ecco, Barranicea sta facendo una buona stagione. Però c'è un però. Non siamo così sicuri che sia da Juventus, perché in questo momento la Juventus secondo me sta sperando, a mio avviso, che possa fare una stagione importantissima, ancora più importante di quella che sta facendo alla Sulè, per poi eventualmente rivenderlo. Perché l'ottica della Juventus deve essere anche questa, quella di puntare su questi giovani, mandarli in prestito
e poi eventualmente rivenderli. Guardate ad esempio quello che è successo con due altri calciatori, Rovella e Ranocchia. Rovella è stato mandato in prestito dopo averlo acquistato a poco dal Genoa ed è stato dato in prestito al Monza. Guarda caso, nello stesso ruolo, ossia da regista. Fa una buona stagione, torna, sembra dover diventare il nuovo regista di Juventus, invece no, viene mandato in prestito ma con obbligo di riscatto a 18 milioni. Quindi sono soldi che entreranno nelle casse della Juventus. Ma se Rovella l'hai comunque pagato, Baran c'è uno che ti arriva praticamente a zero ed è nell'ottica del settore next gen. Stessa cosa di Lussicavia, è un prodotto del tuo settore giovanile, quindi entrambi rappresenterebbero una plusvalenza che ormai sembra una parolaccia da dire ad alta voce, ma in realtà non lo è. È un'ottima soluzione, è comunque un elemento fondamentale per le squadre. Ecco, quella di Baranciano potrebbe essere un'ottima soluzione. È di fronte a un club, anche la Premier League, che nota con interesse questo giocatore e mette sul piatto tra gli 8, i 12, 13, 14 milioni per Baranecea, io sono convinto che la Juventus può dire sì, anzi direbbe sì. Comunque uno dei due lo deve vendere. Tra l'altro mi piacerebbe aprire proprio un bel dibattito qui sotto nei commenti, cioè l'anno prossimo di fronte a una decisione da prendere. Come dice Locatelli, devi venderne uno e devi tenerne uno. Chi terreste? Io francamente credo che paradossalmente possa avere più mercato Baranecea, intanto perché è più giovane, perché argentino e forse non so, magari il giocatore straniero può attirare un po' di più rispetto a quello italiano, e perché magari questa stagione forse non ne può metterlo più in evidenza, un po' come sta succedendo con Sulè. È chiaro che Sulè sta facendo una stagione diversa, mentre Baranecea sta limitando un po' più, non dico al compitino, però non sta facendo una stagione da urlo. Sulè sì, Caio Jorge sta cominciando a fare qualche gol e quindi sta mettendo in evidenza. Tra i tre quello che sta sorprendendo meno è Baranecea, bisogna essere sinceri. Però magari qualche offerta potrebbe arrivare. Io dico che tra i due credo che possa avere più mercato paradossalmente Baranecea e potrebbe, a un ingaggio basso, secondo me sotto i 10, tra gli 8 e i 12 milioni, la Juventus lo vende. Certo, anche di più, però quelle sono le cifre che secondo me potrebbero arrivare attualmente per lui. Ad esempio, Ranocchia è stato venduto per 4 milioni al Palermo e la Juventus lo ha venduto tranquillamente. Credo che con Baranecea possa succedere lo stesso. Se dovesse arrivare per un'offerta per Nicolus, io credo che la prima offerta importante per uno dei due la Juventus lo vende. Voglio sapere però la vostra, questo argomento, chi vendereste tra i due, chi potrebbe portare più soldi alle casse della Juventus, perché ricordiamoci la Juventus l'anno prossimo torna in Champions e quindi deve fare una squadra all'altezza. Servono anche le cessioni, anche dei giovani.